Buonasera a tutti, iniziamo con l'appello. Anna Franco, Raffaele Iannotti, Antonello Pacelli, Mariano Urbano, Marino, Francesco Vinciguerra. Allora sono 19:16, dichiaro aperto il Consiglio. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente del 12/4/2024. Chiedo di votare. Tutto un anno. Sì. Secondo punto all'ordine del giorno, modifica statuto. La parola al sindaco. Grazie Presidente, saluto i consiglieri comunali, gli assessori presenti, il pubblico presente in aula e il pubblico che ci segue mediante diretta di Facebook. Chiedo la cortesia al Presidente, ai signori capigruppo di maggioranza e di minoranza, di poter fare un'unica illustrazione dei fatti rispetto al punto, ai punti numero 2 e numero 3, se possibile. Possibile. Ok, grazie Presidente. Praticamente abbiamo necessità di modificare lo statuto e il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Il nostro statuto fu approvato nel 2003, fu approvato, quindi l'aggiornamento dello statuto fu approvato nel 2003, si veniva già a una regolamentazione diciamo un po' vecchia relativa agli anni 80 e 90, quindi poi praticamente ci fu la necessità anche con l'intervento del TUEL, del testo unico degli enti locali approvato nel 2000, il 18 agosto, di adeguare le norme insomma anche un po' alle esigenze. Oggi noi abbiamo poi successivamente, fui proprio io da Presidente del Consiglio Comunale nel 2013 a istituire il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ovviamente dopo 11 anni le esigenze politico-amministrativo e quindi anche istituzionali di funzionamento dell'organismo, voglio dire, consiliare ha richiesto praticamente un aggiornamento.
Tra le modifiche che abbiamo proposto e quindi sono qui a proporre all'attenzione di questo Consiglio Comunale è quella di istituire altre due figure di vicepresidente del Consiglio Comunale. Ne abbiamo una soltanto, è necessario insomma implementare diciamo, questo incarico, quindi portando da uno a tre gli incarichi di vicepresidente del Consiglio Comunale. Quindi pertanto e per queste significative ragioni chiedo al Consiglio Comunale tutto di esprimersi favorevolmente, se possibile, per queste proposte poste all'ordine del giorno. In una c'era anche la correzione di un refuso, insomma, è necessario, ci siamo portati, insomma, ad analizzare tutti lo statuto, il regolamento di funzionamento del Consiglio, quindi è stato evidenziato anche un refuso, quindi si va alla correzione anche del refuso. Ovviamente sono sintetico perché gli atti a disposizione posti in questa seduta sono stati a disposizione nei giorni addietro ai signori consiglieri. Grazie. Se non ci sono interventi, votiamo. Votiamo prima per il punto 2. Votiamo anche l'immediata eseguibilità per il punto 2. Tutti favorevoli. Votiamo il punto, terzo punto. Solo contrario. E per l'immediata eseguibilità? Tutti favorevoli. Il quarto punto, approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legge numero 267 del 2000 e dell'articolo 18,1 lettera B del numero 118 2011. La parola al sindaco. Grazie Presidente. La rendicontazione dell'attività economica finanziaria dell'ente si chiude in una maniera non solo positiva, ma anche esemplare, che connota la capacità politico-amministrativa di questa maggioranza consiliare di saper prevedere le spese, di saper coordinare le attività economico-finanziarie dell'ente, ma soprattutto di saper spendere i soldi, ma avere anche una capacità di risparmio. Basta guardare, ad esempio, sulla parte corrente abbiamo speso molto di meno rispetto a quello che avremmo potuto spendere, mettendo da parte un tesoretto di circa 700.000 euro, e non è cosa di poco conto per un piccolo comune che ha le tasse basse, anche l'aliquota IRPEF 4 per 1000, è cosa non di poco conto se consideriamo ovviamente le criticità che ormai da anni gli enti locali, quindi le amministrazioni comunali hanno e vivono quotidianamente. E rispetto all'esercizio, al rendiconto precedente, lo chiudemmo con un disavanzo di 197.000 euro. Questo disavanzo era dovuto soprattutto ad una parte di morosità da parte dei cittadini, quindi i tributi non riscossi. Oggi chiudiamo con un avanzo, quindi chiudiamo in positivo, ma con un avanzo di 28.000 euro. Quindi con pochissime parole, ma con il pragmatismo che ha caratterizzato, diciamo, questa maggioranza amministrativa, noi possiamo dire che abbiamo svolto politiche sul piano economico-finanziario con grande rispetto, con grande equilibrio, con grande, diciamo, intelligenza, con grande strategia politica, facendo delle scelte ottimali, consegnando alla comunità, essendo questo l'ultimo consiglio comunale di questa consiliatura, la 2019-2024, una situazione economico-finanziaria molto equilibrata, rassicurante, certa, frutto di un'attività politico-istituzionale, quindi amministrativa, non improvvisata, ma attenta, rispettosa,
capace ovviamente di essere anche dinamica, perché è un'amministrazione che non solo nella parte corrente risparmia, non solo abbiamo ovviamente tenuto fede agli impegni amministrativi, ma siamo andati anche oltre. C'è stata un'amministrazione che ha fatto delle iniziative che, come si sa, richiedono naturalmente capacità economica, quindi copertura finanziaria. Quindi, alla luce delle attività, quindi di questi 5 anni vissuti con intensità, dinamismo, non siamo qui stati a fare i commissari liquidatori, quindi abbiamo le casse del comune da salvaguardare, i cittadini, non, questa è una dolente nota, non pagano per la magna parte, per il 50% circa i tributi, quindi dobbiamo stare attenti. Abbiamo attivato delle politiche e saremo anche severi rispetto a questi cittadini morosi, ma nonostante questo, diciamo, abbiamo prodotto risultati, creato, diciamo, occasioni anche di risparmio della spesa che oggi consentono alla compagine amministrativa di maggioranza uscente di consegnare ai cittadini un bilancio di tutto rispetto. Quindi per questo mi sento di ringraziare gli assessori, quindi dal vice sindaco in primis Bartone, all'assessore, mi scuso, in secondis, al presidente del Consiglio, al capogruppo della maggioranza, tutti i consiglieri delegati all'ufficio guidato dal dottore Rosella, a tutti i capi area, ai tanti dipendenti comunali, insomma, ai segretari soprattutto che si sono avvicendati nel corso del tempo, perché insieme, in maniera unitaria, in maniera trasparente, in maniera sempre legale, abbiamo non solo tenuto fede al mandato amministrativo che abbiamo presentato e che ci è stato approvato dalla cittadinanza, ma in qualche modo siamo stati anche rispettosi delle casse dell'ente, ma non solo, abbiamo prodotto tantissimi risultati riuscendo ad intercettare anche finanziamenti da parte dello Stato centrale o della Regione Campania. Quindi sono dati ovviamente ufficiali, dati pubblici, avremo modo di esibire, di parlare, di rendicontare anche nel corso della nostra attività comiziale che ci vedrà impegnati nei prossimi giorni, quindi pertanto per stile, per bon ton, mi limito perché la rendicontazione, insomma, necessita anche di una rappresentazione politica forte, per quanto è importante un atto di rendicontazione di bilancio, però per bon ton politico, essendo l'ultimo rendiconto e quindi essendo l'ultimo consiglio comunale, vogliamo evitare autocelebrazioni perché tra pochi giorni questa maggioranza in maniera compatta si presenterà all'attenzione del popolo di Puglianello, al giudizio del popolo di Puglianello, e quindi riteniamo che da questa sede ci trasferiremo, diciamo, all'interno di una sede di dibattito comiziale per poi centellinare le attività prodotte anche sul piano, soprattutto anche sul piano economico-finanziario. Pertanto chiedo a questo Consiglio Comunale di approvare favorevolmente questa attività racchiusa all'interno di questo punto posto all'ordine del giorno. Grazie, Presidente. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Ultimo punto all'ordine del giorno, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024. Approvazione. La parola al Sindaco. Grazie Presidente, c'è un aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche. Sappiamo che l'amministrazione comunale ha l'obbligo e quindi anche il dovere di programmare le opere pubbliche sul piano triennale. C'è praticamente, ci sono state due occasioni, due avvisi pubblici emanati entrambi dalla Regione Campania. Un avviso pubblico che consente ai comuni di presentare progetti per strade rurali e un altro per un importo massimo di 500.000 euro, un altro avviso pubblico che consente ai comuni di presentare, comuni o province, di presentare progetti per la messa in sicurezza e la riqualificazione di strade comunali o provinciali per un importo non superiore a 3 milioni di euro. Questa maggioranza che cosa ha fatto? Per poter partecipare naturalmente a questi bandi bisogna avere delle progettazioni già pronte. In campagna elettorale vi abbiamo sottoposto alcune necessità e o criticità sul piano della viabilità locale
riscontrate, suggerite ovviamente anche dalla popolazione. E quindi abbiamo modellato quelle progettazioni sulla base anche delle indicazioni provenienti diramate da questi due avvisi pubblici e quindi abbiamo approvato su proposta del responsabile dell'ufficio opere pubbliche, l'ingegnere Emilia Serino, due progettazioni che poi ovviamente abbiamo dovuto proporre, proponiamo oggi a questo Consiglio di integrarle all'interno del piano triennale. Quali sono le strade? Il bando di 500.000 euro è la traversa che si trova all'altezza del ponte che è localizzato in Contrada San Benito, quella traversa che porta nei pressi del supermercato La Mela. La dotazione finanziaria, cioè la regione ha messo pochi soldi, quindi i comuni non hanno molte speranze di poter incassare questo finanziamento, ma è un affiche che dobbiamo comunque lanciare e quindi ci sentiamo di concorrere anche su questa iniziativa. Il secondo progetto, quello di 3 milioni di euro, abbiamo previsto un riammaiamento, abbiamo sentito parlare della strada, abbiamo acquisito poche settimane fa i lotti che collega Piazza Giacomo Mongillo con Via Quara, la traversa dove è situata la Madonna del Carmelo, la cappella della Madonna del Carmelo, e quindi che taglia verso via Cese 1. Quindi abbiamo praticamente messo tutti questi pezzi del puzzle, di questi più progetti, essendo diciamo 3 milioni di euro una somma importante. Quindi abbiamo raccolto con tutta la maggioranza amministrativa queste necessità già inserite nel programma del 2019 che abbiamo nel corso degli anni portato avanti, quindi abbiamo fatto un collage che ci vedrà partecipare. Nei giorni scorsi è stato prorogato il termine, questo progetto poteva essere presentato entro non oltre il 30 maggio alla Regione Campania, i termini sono stati allungati al 31 luglio, ovviamente purtroppo questo consente di rallentare le attività amministrative perché il finanziamento si poteva incassare prima e quindi non dopo, quindi ovviamente abbiamo una regione Campania probabilmente non attenta a tutte le esigenze del territorio, però noi con la Santa Pazienza già abbiamo già tutta la documentazione progettuale, tecnica e amministrativa pronta per poter partecipare a questo bando, perché prima di lasciare la casa comunale, noi abbiamo sentito, avvertito il dovere, lo sentiremo fino al 9 giugno, fino alla proclamazione, fino al 10 giugno, tanto per essere chiari, di lasciarvi un'amministrazione, un'attività comunale, gli uffici, un programma definito, compiuto, con grande senso di responsabilità e del dovere che abbiamo nei riguardi non solo della parola data, ma soprattutto che abbiamo nei riguardi del territorio e dei cittadini. Quindi è per queste ragioni importanti e urgenti, questo è l'ultimo atto che ci consentirà poi la partecipazione. Oggi perfezioniamo questo atto, quindi pertanto chiedo al Consiglio Comunale di votare questa integrazione al piano triennale delle opere pubbliche. Grazie. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Tutti favorevoli. E anche l'immediata eseguibilità, vi chiedo. Tutti favorevoli. Allora, si chiude il Consiglio Comunale, chiederei ai signori consiglieri di trattenersi perché ho voluto organizzare una sorta di mini celebrazione di fine attività amministrativa e o consiliare, consegnando non solo a tutti i consiglieri un presente, una targa ricordo, ma di consegnarla anche ai nostri dipendenti comunali e ai nostri nonni vigili. Quindi, se possibile, vi chiedo un secondo, diciamo, della vostra disponibilità. Grazie. Grazie.
Numero 8,
dipendente comunale, capo staffa dell'ufficio del sindaco. Giuseppina Quarto, che ha un ruolo importantissimo a tutela soprattutto dei nostri bambini, responsabile della mensa, che è una funzione che svolge con particolare amore e delicatezza ai nostri figli. Grazie. Dipendente dell'ufficio anagrafe e stato civile ed elettorale. Ufficio importante in queste emergenze. Nostro neo segretario comunale, dottoressa Federica Raso, un applauso perché la roba andati in pensione, quindi Marco Guarniti, grazie di vero cuore per quello che hai svolto fino a qualche anno fa. Che ha la cultura della riconoscenza, non dimentica. Dipendente Raffaele De Filippo, una new entry nel nostro mandato amministrativo. Grazie di cuore, un applauso. Allora, sono assente il tizio napoletano che ha svolto l'incarico di responsabile dell'area tecnica fino al 1° novembre 2003. Poi l'ingegnere Angelo Meoli per averlo svolto in due fasi, 2021 e poi nell'ultima fase, fino a dicembre scorso. Abbiamo Pasquale Lavorgna, a queste persone consegneremo ovviamente il proprio manicus, al dipendente comunale, unità della Polizia Comunale Stefano Parente, che oggi non è in servizio, e procediamo invece alla consegna a delle persone per noi importanti, che hanno una valenza affettiva o morale credo superiore a quella dei dipendenti, perché svolgono una missione che diventa un vero e proprio impegno lavoro gratis e d'amore dei ai nostri nuovi vigili. Purtroppo questa successo che la faremo recapitare, a cui facciamo un applauso. Allora, Filippo, addio. Edoardo Guarnieri. Hai detto? Grazie di cuore. Manca la faremo ovviamente recapitare a casa.
Facciamo un applauso a tutti. Adesso ci farò un intrattenimento, diciamo, un aperitivo augurale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.